400 studenti in marcia per chiedere più sicurezza nella propria scuola. Chieti, liceo scientifico Masci, urla a gran voce per avere certezze. La nostra protesta è iniziata chiedendo delle sicurezze riguardo l'effettiva resistenza che la nostra struttura poteva offrire in caso di sisma. Le abbiamo ottenute dopo 3 giorni di protesta ieri, anche dopo diversi colloqui e diversi colloqui con la provincia, con anche alcuni ingegneri ed architetti. Siamo riusciti ad ottenere le sicurezze che cercavamo, che non ci rassicurano perché non affermano che la nostra struttura sia effettivamente stabile, oppure cioè, affermano fino a un determinato grado della scala Richter, che è 4,2. Una sede storica inutilizzata per lavori, un'altra sede in attesa di lavori e 2 distaccamenti separati per accogliere più di 30 classi. La richiesta è quella di avere risposte certe in tempi brevi. Dato che i sismi non si possono prevedere, noi non abbiamo l'assoluta certezza che non ci sia un altro sisma più forte, chiediamo alla provincia che vengano effettuati dei lavori di messa in sicurezza, di potenziamento della sicurezza della nostra sede, ed in più chiediamo chiarezza, chiediamo rispetto nei nostri confronti per quanto riguarda ciò che sarà della sede Berardi. La sede Berardi è quella che deve essere assegnata alla nostra scuola quando verrà costruita e costituirà la base futura per il futuro liceo scientifico. Con la protesta di oggi, che è l'atto conclusivo della nostra protesta di massa, e con un'attività di pressing, come posso dire, di mediazione nei confronti della provincia, di ottenere quello che chiediamo, ed è una riduzione dei tempi di costruzione, un'assegnazione veloce, breve, più limpida e chiara che sia possibile.